sta per andare in onda, Pianeta Oggi Eventi nel Mondo, su Radio Science. Sono le 19.01, buonasera dalla redazione di Pianeta Oggi, la testata All News, in studio Massimo Bonella. Prima di dare la linea alla regia centrale, a Radio Science, al circuito di RST Radio Science TV, per il programma Pianeta Oggi 20 nel Mondo, un breve sguardo alle notizie. Quella che emerge sotto i riflettori è la seguente: si parla dell'attuale governo, dunque il vento del cambiamento ha valicato le Alpi, lo scrive sul social network, che sarebbe il social network Facebook, ora va di moda scrivere su queste piazze, cosa anche di una certa importanza, comunque. Lo scrive il capo politico del Movimento 5 Stelle, Di Maio, annunciando l'incontro proficuo con il leader dei Gilet Gialli, Christopher Challengon, e i candidati alle elezioni europee della lista Rich o Ric. Con Di Battista abbiamo fatto un salto in Francia e abbiamo realizzato questo bel incontro, il primo di tanti, in cui abbiamo parlato dei nostri paesi, dei diritti sociali, di ambiente e di democrazia diretta, ha spiegato. Molti i valori comuni. Ci rivedremo a Roma. Non parliamo ancora di alleanza, ma certamente di dialogo, ha detto Challengon. Siamo praticamente d'accordo su tutto. Questo è quanto emerge, insomma, da questo incontro, se ho ben capito, con i Gilet Gialli. Si è parlato quindi avete sentito, di democrazia diretta. Ecco, un esempio di democrazia non diretta è stato il 2 ottobre scorso, quando con la crisi dell'emittenza radiotelevisiva locale c'è stata la manifestazione a Roma con tutte le emittenti sotto il ministero, e Di Maio non si è nemmeno degnato di andare giù e parlare con qualche giornalista o con il presidente dell'area. Ecco, questo diciamo che la dice lunga. Attualmente abbiamo emittenti che sono chiuse, ok, e con una serie di dipendenti a casa senza lavoro. Benissimo. Poi si parla di democrazia, si va di là a parlare di democrazia diretta. Qualcuno deve spiegarmi meglio queste cose che accadono. Andiamo avanti, c'è un'altra notizia, si parla di edilizie, grandi opere. Dunque i sindacati del settore edilizia hanno indetto uno sciopero generale di 8 ore e una manifestazione a Roma di tutti i lavoratori del comparto il 15 marzo. Per rilanciare il paese occorre una politica industriale in grado di rilanciare l'intera filiera, scrivono Will, CISL, CGL in una nota congiunta. E chiedono di sbloccare le grandi opere da nord a sud e una cabina di regia a Palazzo Chigi per riaprire i cantieri. Abbiamo chiesto un tavolo al governo, ma non vogliono confrontarsi, concludono i sindacati. Veniamo ora alla nostra testata pianetaoggitv.net. A taglio primo parliamo nel nostro settimanale Pianeta Oggi Reporter dell'Associazione Funima International con tutte le iniziative. E abbiamo l'intervista di Giovanni Bongiovanni, che è il coordinatore, colui che rappresenta Funima International, trasmissione che è in collaborazione con Radio Science TV e con tutte le emittenti del digitale terrestre, emittenti radiofoniche in FM stereo, compresa l'emittente in AM Radio Diffusione Europea di Trieste. Questa è una trasmissione a taglio, lo ricordo, a taglio giornalistico, che va in onda a frequenza settimanale. Dunque, andiamo avanti, abbiamo poi uno speciale importantissimo di Margherita Furlan, che è un po' simile a Pianeta Oggi Reporter, forse questo va un po' più in profondità, un po' più specifico, il Pianeta Oggi Reporter è più a carattere generalista. Dunque, la freccia, dicevo, abbiamo l'intervista a un personaggio
personaggio molto importante, Manlio Di Nucci. Dunque si parla di questo: la sospensione del trattato INF annunciata il 1 febbraio dal segretario di Stato americano Mike Pompeo avvia il conto alla rovescia che entro 6 mesi porterà gli Stati Uniti a uscire definitivamente dal trattato. Già da oggi, comunque, Washington si ritiene libera di testare e schierare armi della categoria proibita dal trattato, missili nucleari a gittata intermedia, quindi vuol dire tra 500 e 5.500 chilometri, con base a terra. Il trattato sulle forze nucleari intermedie, firmato nel 1987 dai presidenti Gorbachev e Reagan, eliminava tutti i missili di tale categoria, compresi quelli schierati a Comiso. Il trattato INF è stato messo in discussione da Washington quando gli Stati Uniti hanno visto diminuire il loro vantaggio strategico su Russia e Cina. E qui c'è l'intervista molto interessante e molto importante realizzata da Margherita Furlane, vi invito ad andarla ad ascoltare. Poi ancora abbiamo un comunicato stampa che ce lo invia un noto ambientalista, ex europarlamentare, oggi consigliere regionale, Andrea Zanoni, il quale ci dice che in rete insulti e minacce ai partecipanti alla manifestazione antirazzista. Ho presentato una denuncia contro ignoti, è una barbarie che va fermata per evitare che dalla violenza verbale si arrivi a quella fisica. C'è un clima di odio in cui viviamo che è da spavento. Poi ricordiamo prossimamente a Pianeta Oggi TV e Radio Science TV l'intervista a Carlo Colombo, un noto artista che purtroppo ha sempre spazio nelle televisioni e radio locali, dico purtroppo perché non è, dovrebbe essere anche nelle nazionali. Invece questo non avviene. Ecco la nostra paura: una volta che chiudono tutte le emittenti locali, questi artisti, come appunto dicevamo, associazioni, iniziative varie dei territori, delle varie regioni, vengono a meno, diciamo, viene a meno il loro ingresso nei mass media, perché non certo il network viene a fare il servizio specifico su quella conferenza o su quell'artista di notorietà regionale. Purtroppo è così in questo paese. Allora, abbiamo poi, andando giù, altri speciali di Margherita Furlan, sempre dal titolo La Freccia, e poi si continua a parlare della crisi delle reti TV locali con una intervista che ha rilasciato Antonio Diomede, presidente della REA, Radio Televisione Europea Associate, a Telesirio. E quindi abbiamo poi alla fine, vi ricordo anche un articolo molto importante, la Grande Albania, un rifugio sicuro per il jihadismo internazionale, scritto da Margherita Furlan. Ecco, una giornalista indipendente, apartitica, ci tengo a sottolineare, che oltre a condurre delle interviste televisive, ma scrive anche degli articoli, e noi siamo più che contenti nel ospitarla nella nostra testata pianetaoggitv.net. 19.09, subito ora la linea ad Alviano Appi, che so che c'è un argomento molto interessante questa sera, lo vedo già pronto, collegato da Pordenone via Skype con la regia centrale di Rosario Moreno, editore di Radio Science TV. Alviano Appi dell'Associazione Culturale Il Sicomoro, ricordo per maggiori informazioni ilsicomoro.com, e potete quindi visionare e vedere le varie cose che tratta questa associazione con le iniziative varie sul territorio. Prego Alviano. Ciao Massimo, un buonasera a tutti. E questa sera tratteremo un po' il tema, un tema molto vasto, diciamo, e allo stesso tempo lo tocchiamo così, per cercare di richiamarci alcuni punti fondamentali della convivenza su questo pianeta estremamente martoriato, anche ascoltando le notizie che poco fa hai dato, Massimo. Parliamo un po' dell'Africa, ne parliamo con Graziano Naressi,
che in Africa ci ha vissuto, ha operato. Intanto, Graziano, buonasera, grazie per aver accolto il nostro invito. Buonasera. E ecco, parliamo dell'Africa, tocchiamo un po' il tema scottantissimo dell'immigrazione, ma lo facciamo un poco con un'ottica che è quella, mi viene in mente una massima di Malcolm X che ho letto qualche tempo fa, che diceva: le televisioni nel tempo riusciranno a farvi odiare gli oppressi e amare gli oppressori. Va bene, allora, inoltriamoci in questa piccola visione del tema Africa, del tema rapporti tra nord e sud, tra bianco e nero. E allora, Graziano, innanzitutto tu sei un disegnatore tecnico che possiamo dire da sempre ha avuto degli interessi per la solidarietà. Così vorrei un po' un piccolo quadro biografico di che cosa ti ha spinto in questa direzione, da cosa sei stato spinto nella tua vita in questa direzione. Bene, diciamo che da tantissimi anni mi occupo di volontariato. Ho fondato diverse associazioni. E una delle prime è stata l'associazione che ho fondato a Polcinico quando ho fatto arrivare dei bambini da Chernobyl, no? Ho telefonato alla Lega Ambiente, volevo prendere un bambino, loro mi hanno detto o 20 o niente, e da qui insomma è nata una raccolta di soldi. Quella volta ancora c'era la lira, avevamo raccolto quasi 30 milioni in poco più di 2 mesi e abbiamo fondato il Circolo di Solidarietà di Polcinico. Poi più avanti ho fondato il Circolo Arci di cui ero presidente, di Budoia, Circolo Arci Porto Alegre. Poi più avanti ancora ho fondato l'associazione Mani Solidali, perché vicino a me, abitavo in quel periodo a San Vito a Tagliamento, c'erano degli africani del Burkina Faso, e così è nata questa proposta. Li ho aiutati a fare lo statuto e portarlo dal notaio, e abbiamo fondato l'associazione Mani Solidali. Ecco, io sono ripartito in Africa nel 2012, in Burkina Faso, perché avevo una società che montava impianti fotovoltaici, e praticamente, siccome erano caduti gli incentivi, e mi hanno detto appunto i miei amici del Burkina: perché non vai in Africa a installare impianti, che lì c'è bisogno, e sono andato praticamente. E ho fatto un primo viaggio. E poi ho visto che mi piaceva il paese, sono rimasto lì fino a quasi 2 mesi fa, dal 2012 a dicembre praticamente 2018. Ecco qui, scusa un secondo che ti dico, io so che tu avevi fatto anche prima, avevi avuto un'altra esperienza in Africa. Sì, in Mozambico dall'85 al 90 sono partito praticamente con le ONG del sindacato, prima con l'ISCO, e diciamo sono stato assunto come cooperante nel centro di formazione professionale di Maputo, ho insegnato disegno tecnico. Ecco, poi sono passato con Progetto Sud, un progetto sulle energie rinnovabili,
ed ero appunto responsabile del centro di sperimentazione sulle energie rinnovabili di Matola, sempre in Mozambico, e poi ho insegnato nel porto di Maputo con progetto sviluppo, ecco, le origini del sindacato. Poi ero ritornato in Italia e questa è stata la prima esperienza di cooperazione in Africa che, diciamo, mi ha dato anche tantissime cose, no? E ho fatto parecchia esperienza anche lì. Ecco. Senti, di questa prima esperienza così ti chiederei, qual è stata la tua impressione del rapporto con gli africani, sia da un punto di vista lavorativo, ma anche da un punto di vista umano? Allora, io abitavo in quartiere, diciamo, popolare, no? Vicino all'aeroporto, non tanto lontano dalla scuola, e ho avuto un bellissimo rapporto con la gente, che ho trovato gente molto semplice, molto accogliente, che mi hanno accettato da subito e praticamente e questo mi ha spinto, diciamo così, a investire anche del tempo supplementare rispetto alla scuola per fare dei progetti, no? Racconto solo uno così, ma ne abbiamo fatti tanti, dico dopo No, ma scuola, eh. Sì? Pronto? sì, prego, prego, ma racconta pure. Sì, in cui è solo per dire un progetto, no? Ma diciamo poi tutti questi progetti li sto mettendo insieme per scrivere un libro, no? Non so quando uscirà, ma il titolo sarà 100 progetti realizzati in Africa secondo le tecnologie appropriate. Niente, praticamente avevo osservato che arrivavano tantissime carrozzelle per invalidi da tutto il mondo, donate dalla cooperazione o da privati, eccetera. Il problema era che dopo pochi mesi, una volta consumati i copertoni, queste restavano ferme lì perché la gente non aveva i soldi per comprare i copertoni che lì non si trovavano perché avevano misure diverse. Allora, co cosa ho fatto? Ho proposto ai miei alunni di disegnare una carrozzina fatta con le ruote delle biciclette della fabbrica di biciclette che c'era lì, no? E abbiamo fatto un prototipo e poi ho chiesto un contributo all'ambasciata italiana che ha dato i soldi per costruire, se mi ricordo bene, era 10.000 dollari quella volta, per costruire una prima serie di 100 carrozzine e praticamente poi la gente che consumava il copertone, il pneumatico, praticamente poteva, questa qui durava per sempre. Allora, mi ricordo un bellissimo fatto che quando questi mi vedevano per le strade, così, insomma, ero diventato amico di tutti perché sapevano che avevo organizzato io questa cosa ed è un progetto che mi è rimasto anche nel cuore, ecco. Beh, molto bello e dopo magari te ne faccio raccontare un altro paio se ti vengono in mente perché quello che noi desideriamo è cercare di passare soprattutto l'impressione che qui tra noi bianchi, con gli africani neri, con i cinesi gialli, con forse qualche tribù aborigena di colore rosso, si tratta di vivere, di pensare, di ragionare, di stare insieme e soprattutto tra persone semplici. Questo fatto qua che ci Certo. hai raccontato adesso mi è piaciuto veramente molto e dà un'idea di come le cose possano essere assolutamente semplici, normali e belle tra Certo. persone e culture Certo. diverse. Sì, E in Burkina se Faso pensi. poi. Sì, scusami, no, volevo solo aggiungere una cosa, no? Su questo fatto delle carrozzine, no? Ecco, molti erano ragazzi, bambini, no? Che diciamo andando a giocare sulla spiaggia o nei campi così saltavano queste mine, no? Mine giocattolo anche,
tra parentesi, costruite anche da italiani a quel tempo, no? E praticamente si mandava giù le mine in un lato e poi si mandava le carrozzine, no? La cooperazione italiana aveva fatto anche questo. Per dirti l'assurdità, ecco, di queste cose, no? Poi sono state bandite queste mine giocattolo e voglio dire che e questo veramente dovrebbe far pensare molto, no? Sul nostro ruolo in Africa. Io dico l'Africa, la storia dell'Africa è ancora tutta da costruire, no? Perché loro se la tramandano oralmente, no? E gli unici libri che ci sono sull'Africa sono quelli dei colonizzatori, che possiamo ben capire cosa hanno scritto, no? Hanno scritto che andavano a civilizzare gli indigeni, tutte queste cose qua, quando l'Africa ha una storia incredibile. Anche noi veniamo dall'Africa, sappiamo benissimo che sono stati scoperti gli scheletri più antichi in Africa e noi deriviamo da lì, poi sono partite tutte le varie migrazioni, no, nel mondo. Ecco, e possiamo dire anche un'altra cosa. L'Africa è una storia di stragi, no? Perché uno dei più grandi specialisti di tratta degli schiavi, il professor italo-brasiliano Mario Maestro, ha fatto la stima del costo umano della tratta sul continente, che equivale a 180 milioni di vittime umane. Vuol dire molto più della metà della popolazione del continente in quel periodo. Andiamo dal 1500 ai 1962, fin quando c'è stata l'abolizione della schiavitù, diciamo. Ecco, ecco, allora io direi veramente c'è da ricostruire la storia dell'Africa. Per fortuna che oggi ci sono dei libri di storia scritti da africani che diciamo mettono per scritto la loro grande tradizione orale. Molto, molto interessante questo. Dopo, se per caso hai anche dei titoli da consigliarci, qualche cosa, se già sono stati fatti, ben volentieri. Sì. Ma ecco, io riprenderei un attimo da quella vicenda che raccontavi delle carrozzine, delle bombe, per condividere con i nostri ascoltatori anche gli aspetti dello sfruttamento delle ricchezze africane e del territorio africano, di tutte le guerre che in realtà alla fine sono connesse con questo sfruttamento. Sì, diciamo, se riparto dalla mia esperienza in Mozambico, posso dire che noi siamo... siamo stati mandati lì per formare dei tecnici, no? Nel disegno e anche specializzati sugli stampi, perché ai tempi della colonizzazione portoghese non era, diciamo, non c'erano tecnici africani, no? Erano tutti tecnici bianchi, portoghesi da altri paesi. Quando c'è stata l'indipendenza del Mozambico, praticamente prima di andare via, questi hanno distrutto le macchine, hanno veramente fatto, ti dico, i palazzi li hanno bruciati, hanno buttato acqua, sì, cemento liquido nel water, sì, in tutte, e poi hanno dato bruciato. Io quando sono arrivato, mi ricordo nell'85, c'erano tantissimi palazzi che si vedevano tutti anneriti dal fuoco che hanno dato, perché la Frelimo a quel tempo, una volta che era arrivata al potere, aveva dato 24 ore di tempo, 20 kg di bagaglio a tutti i bianchi per uscire dal paese, no? Dobbiamo ricordare che a quel tempo là loro erano padroni di tutto il paese, di tutte le terre, di tutte le fabbriche, no? Ecco, se mi ricordo bene, sono rimasto neanche il 5% della popolazione bianca, e che doveva accettare soltanto un terreno di 5.000 metri quadri, e una casa e un terreno di 5.000 metri quadri. Ecco, soltanto per parlare del Mozambico, io quando ero lì c'era la RENAMO, praticamente, che era l'organizzazione
dei colonizzatori che volevano riprendere potere, e in questi 5 anni, minimo una volta a settimana, facevano saltare un pilone dell'alta tensione e si rimaneva senza corrente, per cui anche senza acqua, perché la pompa non buttava sull'acqua nel condominio io dove abitavo, nella capitale, e mi sono trovato a lavarmi diverse volte con l'acqua minerale perché non si trovava acqua. Sì, raccontare queste cose qui adesso mi sembra proprio che forse qualcuno farà fatica a capire, no? Però noi eravamo accerchiati e noi cooperanti in quei anni lì, diciamo, eravamo anche a rischio, non potevamo uscire dalla capitale. Chi ci ha provato ci ha rimesso anche le penne, no? Perché eravamo considerati dei nemici dal Portogallo, perché aiutavamo, diciamo, la rivoluzione della Frelimo, no? Ecco, e diciamo che bisogna inquadrare tutto in quel contesto di quel periodo lì. Poi sappiamo come è andata a finire, c'è stata la pace, diciamo che è stata fatta, sono entrati al governo, insomma, però alcuni problemi rimangono, non è che si capiscono tanto, ecco. Certo, dopo diciamo che l'Africa è un paese, e magari tu aggiungerai qualche cosa a quello che sto dicendo io adesso, è un paese che ha subito e sta subendo uno sfruttamento grandissimo, ma giusto io vorrei accennare e a ricordare a chi ci ascolta che l'Italia naturalmente è stata colonizzata da inglesi, da francesi, da tedeschi, anche da americani, oggi da cinesi. E certo che gli italiani hanno avuto una loro parte, grossa parte, ce lo dobbiamo ricordare, in Libia con 2 periodi di guerre, dall'11 al 15 così circa, dopo la seconda guerra nel 30 in Libia, ma anche in Somalia, in Etiopia, in Eritrea, sì. E con certo, delle stragi, delle cidi, un comportamento anche degli italiani veramente di cui, cioè noi abbiamo stato... siamo passati come degli sterminatori usando gas, usando, ma poi anche torturando, seviziando le popolazioni, per cui in qualche modo con l'Africa abbiamo un debito. Certo, certo, abbiamo un debito, e secondo me io metterei quasi tutta l'Europa, no? Insieme agli italiani metterei la Francia come primo, quasi al primo posto, poi ci sono stati gli inglesi, tedeschi, belgi anche, che ne hanno combinate veramente tante in Congo specialmente. Figurati, soldo per accottare, è per questo che bisognerebbe veramente leggere certi libri di storia, no? Perché quella storia dell'Africa, di questo grande continente, non viene raccontata nelle scuole. No, il periodo della schiavitù anche non si conosce bene, se non scritto da qualche diciamo colonizzatore, ma possiamo dire che gli europei tramite le colonie hanno costruito la loro opulenza sulla distruzione dell'Africa, hanno strappato milioni di uomini alle loro famiglie, sterminato 2/3 di un continente, messo un gruppo contro l'altro, distrutto una cultura incredibile. E zitti zitti adesso, senza raccontare niente la storia, doniamo i soldi all'UNICEF per combattere una povertà che noi stessi abbiamo creato. Cioè, è una storia incredibile. Io direi che veramente dovremmo studiare un po' più la vera storia dell'Africa, che prima che arrivassero gli europei, loro avevano una civiltà molto più avanti della nostra. Hanno fatto tantissime invenzioni che noi ci sognavamo, no? Ecco, io direi veramente di riscoprire e di studiare veramente la storia di questo continente.
Sì, poi tu hai avuto un bel periodo in Burkina Faso e qui ricordiamo che il Burkina è stato anche il paese di Thomas Sankara. Sankara, sì, sì, certo, certo. Il chiamato anche il Che Guevara, il Che Guevara dell'Africa chiamato. Non c'è un africano in tutto il continente che non sappia chi è Thomas Sankara, no? Diciamo in quei pochi anni dove lui è stato presidente, per prima cosa ha chiamato il nome del paese e l'ha chiamato appunto Burkina Faso, il paese degli uomini integri, no? Degli uomini, che vuol dire tanto questa cosa qui. E lui, diciamo, in quei pochi anni che è stato al governo, no? E veramente ha cambiato, ha fatto tantissime scuole, d'altronde le scuole, gli ospedali, tutte queste strutture pubbliche, è stato lui a farle, che poi gli altri che si sono succedute non hanno fatto quasi più niente, no? E sappiamo benissimo che era scomodo, specialmente la Francia, perché poi aveva dichiarato che non avrebbe pagato i debiti, no? Accumulati verso la Francia o altre istituzioni internazionali. Questo l'aveva dichiarato all'ONU e praticamente dopo 3 mesi è stato chiuso, no? E sappiamo benissimo chi è stato, no? Da quello che ho capito, che so, io mi diceva uno che lavorava all'aeroporto di Ouagadougou, che praticamente il successore messo su dai francesi, sì, era praticamente pronto lì a partire, no? Se il corpo di Stato non fosse stato riuscito, ecco. La vita lì in Burkina Faso, come la vedi la società di questo paese? Ci sono molti emigranti dal Burkina Faso, com'è la situazione lì, come l'hai vissuta tu? Chiedo scusa un attimo Alviano e chiedo scusa al Graziano Narisi. No, io volevo un attimino ascoltare un attimino la storia di questo omicidio che è stato fatto, perché ha detto una cosa molto importante Graziano Narisi. Volevo che l'approfondisse un attimo con l'informazione che ha lui, dato che ha vissuto sul posto. Mi sembra importantissimo questo, insomma, perché fa capire ancora di più l'ingerenza dei paesi europei, soprattutto americani, in questo mondo, non nel mondo dell'Africa. Mi chiedo scusa dell'intervento, Graziano. No, prego. Allora, possiamo dire questo. Allora, Blaise Compaoré, no? Che è stato messo su dopo l'assassinio di Thomas Sankara, è rimasto al potere anche 7 anni, no? E in questo periodo qui, diciamo, aveva creato un suo clan esclusivo, diciamo, dove c'era chi faceva quello che voleva, perché era un po' protetto da lui, no? Per cui quando poi voleva rimanere al potere, non poteva più rimanere al potere perché aveva già avuto parecchi mandati, no? E per restare al potere praticamente doveva cambiare un articolo della Costituzione. Quel giorno, nel 2015, praticamente, che stavano votando un articolo per cambiare la Costituzione, per farlo rimanere a potere altri 10 anni, cosa è successo? La gente è scesa in piazza, praticamente moltissimi giovani, no? Sono andati verso l'Assemblea Nazionale dove stavano discutendo e approvando questo articolo qui, non hanno fatto in tempo a votarlo perché hanno incendiato il palazzo, fatto fuggire tutti e il dittatore Blaise Compaoré è riuscito a fuggire grazie a un elicottero francese, no? Questo è un po' quello che è successo in quel periodo. Quindi quelle affermazioni che ci sono state in questi giorni sulla valuta, no, che immana i francesi è reale, insomma. Sì, allora si può dire che loro
con questa valuta qui i francesi hanno imposto il francesa in tutte le loro ex colonie, no? E praticamente è un modo per soggiogarli, e perché praticamente ogni transazione commerciale che si fa col francese passa attraverso la Francia, perché la moneta francese è stampata lì, no? in Francia. Questo da dati abbastanza diciamo reali, ogni anno la Francia si becca per le transazioni commerciali che fa con le sue ex colonie circa 500 miliardi di dollari all'anno, eh? E guarda caso anche i soldi delle donazioni internazionali lei si tiene 50% in Francia e servono per pagare il suo debito. Ecco, queste cose qua bisogna dirle perché sono cose vere, denunciate dai panafricanisti, ma da tantissimi anche organizzazioni umanitarie, eccetera. Quindi c'è poco da offendersi, Macron e compagni, insomma, no, i grandi imperialisti, no, insomma. Non deve offendersi, perché sa che è una cosa che veramente sa che è una cosa reale, e loro penso che mai abbandoneranno i francesi, solo se saranno costretti dalla sollevazione di questi della popolazione, non tanto dei governi, perché i governi sono corrotti e sono il presidente di quasi tutti. Diciamo colonie, no? Sono messi su dai francesi, eh? Non bisogna dimenticare che in ogni paese c'è la legione straniera e i servizi segreti francesi. Quindi no, la stessa cosa che stanno tentando di fare in Venezuela adesso. Perfetto, ti ringrazio, sì. Graziano, di queste tue parole, perché sono molto importanti e sono molto forti da far capire a chi ci ascolta. Ritorno la parola all'amico Alviano. Scusami Alviano, vai pure. Sì. Grazie. Sì, e allora Graziano, alla luce un poco di queste esperienze che ci hai raccontato, tu che visione hai di questi processi di migrazione? Come si svolgono si svolgeranno, e quale dovrebbe essere il modo più saggio per affrontarli? Ricordo solo una cosa, che qui una settimana fa c'è stato un incontro con padre Alex Zanotelli, quel comboniano che ha lavorato tanto tempo nella baraccopoli di Nairobi a Korokocho, è stato direttore della rivista Nigrizia, e che per le sue accuse di traffico d'armi anche del Vaticano ha dovuto dimettersi dalla direzione della rivista, e diceva una cosa veramente scandalosa. Ricordava all'Europa che il Libano ospita, con una popolazione di 4 milioni di abitanti, ospita più di 1 milione di rifugiati siriani. Ecco, nell'ottica di questa informazione, e comunque di quello che tu percepisci, vedi, che cosa pensi, come dovrebbe, che cosa succederà con questa migrazione, come forse dovremmo comportarci secondo te? Allora, la migrazione secondo me non si può fermare, è destinata anche ad aumentare. Uno, perché stiamo impoverendo l'Africa, no? Perché? Perché praticamente l'Africa è piena di risorse di tutti i tipi, minerarie, non solo, no? Solo per dare un dato, il Burkina Faso è diventato il terzo produttore d'oro dell'Africa, no? Vedere chi sono i padroni delle miniere, sono francesi e canadesi, no? Allora immaginate, solo per dire un minerale. Ecco, non parliamo neanche del Congo, perché lì ci sarebbe da dedicare una serata, lì ci sono tutti, ci sono dai belgi agli americani, anche ai francesi, lì ci sarebbe da dedicare veramente tanto tempo, no? E allora io dico,
quindi dice aiutiamoli a casa loro, io rispondo andiamo via da casa loro, perché dai tempi ancora della tratta degli schiavi, no, stiamo continuando a rubargli le loro ricchezze. E solo per fare un esempio del miniere d'oro, no, con tutti questi prodotti che servono per ricavare l'oro, sono molto inquinanti, praticamente distruggiamo anche l'ambiente e i contadini sono costretti a emigrare, perché loro fanno dei danni incredibili, queste miniere, no? E cosa volete che faccia la gente? I giovani sono senza lavoro, no? La loro unica possibilità è cercare di emigrare, mandare un figlio, immaginiamo che lì ci sono grandi famiglie, hanno debiti di ogni tipo, vendono terreni se ne hanno, per cercare di mandare uno qui in Europa, il quale se dovesse arrivare e trovare un lavoro manterrebbe una grande famiglia. Allora io dico, questa migrazione finirà quando noi decideremo di andare via dall'Africa, perché se non andiamo via e non gli lasciamo le ricchezze, potete immaginare che la cosa peggiorerà sempre di più. E quale possibilità ha temporaneamente l'Europa, quindi secondo te quale dovrebbe essere il comportamento più saggio, da quello che tu capisci, da come si muovono le persone, quale dovrebbe essere il comportamento che può avere l'Europa? Bon, io direi veramente, se vogliamo fermare l'immigrazione, aiutare veramente l'Africa, questo grande continente, intanto dire che la forma di cooperazione che abbiamo fatto fino adesso per me è inutile, perché finanziamo delle ONG eccetera che fanno dei piccolissimi progetti lì, e io dalla mia esperienza la maggior parte dei soldi servono per pagare i funzionari, no? Sia i volontari ma anche i funzionari locali, no? Che lavorano lì, e io non vedo risultati positivi da questi piccoli progetti. Questi piccoli progetti non cambiano niente, ci vuole veramente un cambio di mentalità e aiutarli nel veramente con magari progetti di formazione, ecco. Quello che manca in Africa mancano i tecnici, no? Perché lì c'è da costruire tutto. È un continente che comunque, malgrado tutti i problemi, è l'unico continente che è in crescita con una media del 5%. Si è rapportato l'Italia, che abbiamo crescita 0,1, tanto per non dire 0, voi potete capire quante potenzialità che ha l'Africa. La Cina l'ha capita da parecchio tempo e ci sta arrivando in pieno, sta investendo, e però noi siamo ben lontani da capire che può essere anche una risorsa per noi, però bisogna andare lì con spirito di cooperazione, non di andare lì per rubare e basta, capito? È proprio si tratta di cambiare il nostro modo di vedere, no? le cose. Allora senti, prima di chiudere questa nostra intervista, tu avevi parlato di un tuo progetto. Che cosa hai in mente di fare? Come è strutturato? Bon, io diciamo adesso mi sto godendo la pensione, diciamo che è arrivata proprio a dicembre, sono ritornato in Italia e ho deciso di mettere insieme tutti i miei progetti, che sono oltre 100, no? Con tanti disegni, foto, e per poter dare il mio contributo a gente locale che vuole diciamo restare lì sul posto, io gli darei i miei progetti, che possono andare dalla cucina solare alle stufe a pirolisi che consumano un decimo di legna e non fanno fumo, e io ne ho fatte parecchie lì in Burkina Faso e vanno benissimo. C'è da dire un piccolo dato: la maggior causa di morti in Africa, in questo continente, è data dal respiro dei fumi delle loro stufe, no? Dati UNICEF sono 2,5 milioni, principalmente donne e bambini che muoiono ogni anno.
ecco. Per cui solo parlando di stufa pirolisi che io ho cominciato a costruire circa 10 anni fa, ecco, questo sarebbe un bellissimo progetto da implementare per tutta l'Africa, perché così non taglierebbero tanti alberi, no? Perché appunto consumano un decimo di legna e non fanno fumo, perché bruciano anche i gas incombusti, no? Che nelle altre stufe non succede. Ecco, questo è un po', sto mettendo insieme tutti questi progetti qui, perché voglio realizzare questo libro in modo da dare la mia esperienza ai giovani che non hanno lavoro, che vogliono comunque in qualche maniera restare sul posto. Ecco, ho verificato anche un'altra cosa: tantissimi giovani, anche quelli che escono dalle scuole, dai loro licei, non conoscono il disegno tecnico. Allora sto incominciando proprio adesso a organizzarmi per fornire dei corsi online e formare dei tecnici sul disegno tecnico, proprio a vari livelli, chiaramente, no? Si va dal piccolo corso per riuscire a leggere il disegno tecnico fino al CAD 2D o CAD tridimensionale, no? Per quelli che vogliono imparare anche di più. Ecco, voglio dire un'ultima cosa: faccio parte di Ingegneri Senza Frontiere e noi vogliamo che i saperi e le conoscenze diventino patrimonio dell'umanità e non al servizio delle multinazionali. Per cui cerco nel mio piccolo di lavorare perché un giorno appunto i saperi e le esperienze diventano patrimonio di tutti. Guarda, molte grazie per quello che ci hai raccontato, Graziano. Mi verrebbe da chiederti un'ultima cosa, così, anche se una domanda che magari implicherebbe, a seconda delle condizioni, più risposte. Ad un africano, specialmente ad un giovane africano, tu che cosa gli consiglieresti per come affrontare la vita? Avresti qualcosa nel cuore da dirgli di provare? Che cosa provare? Io gli direi: guarda, non cercare di venire in Europa, perché qui troverai l'inferno, no? Perché passi lì in Libia, no? Sappiamo benissimo cosa sta succedendo adesso, no? Poi anche che dovessi arrivare in Italia, ormai non si trova più lavoro neanche per gli italiani. Io direi: resta a casa tua e cerca nel tuo piccolo, no, di costruire qualcosa. Però per far questo ha bisogno di un piccolo aiuto, perché non avendo niente, no? Io direi: la cosa più importante è cercare di formare questi giovani, di formarli, no? E per costruire una piccola officina che magari può cominciare a costruire delle cucine solari, delle stufe o pirolisi, non ci vogliono tantissimi soldi, basta una saldatrice, no? E una taglierina per tagliare la lamiera e può già cominciare. Secondo me bisogna avere un po' di idee, un po' di formazione e basta un piccolissimo capitale. Sicuramente, diciamo, non gli direi vieni in Europa, ecco, non gli direi questo. Diciamo, delle iniziative di microcredito invece che grandi operazioni finanziarie. Sì. Allora, le iniziative di microcredito funzionano benissimo, specialmente tra le donne, no? Perché secondo me sono più serie degli uomini, conoscendo un po' la realtà africana, no? Io ho visto tantissimi, no, che lavorano, siccome le paghe sono molto basse, stiamo parlando di un decimo delle paghe di qua, e cosa fanno? Prendono la paga e se la possono mangiare in una sera, la moglie e i bambini che fanno la fame a casa. Ecco, questo è un classico, no? Per cui finanziare le donne, finanziare i giovani, no, diciamo, nel microcredito e nella formazione, questo penso che sia la strada, senza grandi progetti, ecco. Benissimo, Graziano, noi ti ringraziamo di aver
condiviso con noi queste tue esperienze, i tuoi punti di vista, anche le idee per il futuro. Ti auguriamo un buon lavoro e un forte abbraccio. Grazie, grazie. Grazie anche a voi e continuate pure a informare su queste cose qua che è importante. Grazie mille. Bene, allora qui da Pordenone io ho concluso. Un buonasera a tutti e ripasso la linea a Massimo Bonella. A te Massimo. Grazie Aviano Appi, un saluto anche al tuo ospite. Riprendiamo quindi la linea qui dalla redazione di Pineta Oggi TV.net, All News da Venezia. C'è un aggiornamento delle notizie. Ci spostiamo a Napoli. Dunque, una badante è accusata di aver inflitto sofferenze ad una anziana signora napoletana. È stata arrestata dalla Polizia di Stato del quartiere Scampia di Napoli. Gli inquirenti della procura ipotizzano nei suoi confronti anche l'accusa di tortura, confermata dal GIP Egle Piglia. La vittima non è stata in grado di denunciare a causa del suo grave stato di salute. A incastrare la badante, le immagini delle telecamere che la donna ha anche cercato di manomettere. Ci domandiamo come mai, dopo una vita di lavoro, di tasse pagate e anche parecchi soldi, questi anziani devono andare così nelle mani di non si sa chi, quando invece dovrebbe essere lo Stato a creare delle strutture serie, ok, con personale competente e preparato per dare un'assistenza, come si suol dire, come Dio comanda. Sembra qui che gli anziani ad un certo momento non abbiano più valore di rimanere in questo, come dire, in questa società e quindi in questo pianeta, e quindi si possono buttare in parcheggio in mano a non importa chi. Questo è una cosa veramente grave, questa notizia è gravissima a nostro avviso. Noi vogliamo ricordare che gli anziani sono persone che hanno tirato su delle famiglie, che hanno dato un'istruzione ai propri figli e che li hanno inseriti poi nella società, e quindi ad un dato momento potrebbero anche, come è logico che sia, a pretendere una vecchiaia serena e tranquilla. Così noi pensiamo degli anziani. Andiamo avanti, c'è un'altra notizia e anche questa non è per niente bella, vediamo se qui il computer me la dà. Dunque, ci spostiamo a Roma, abbiamo un aggiornamento per quanto riguarda il nuotatore ferito. I medici dicono che non camminerà. C'è una lesione midollare completa, vediamo di capire un attimo cosa è successo. Allora, riprendiamo la notizia, c'è una lesione midollare completa. Questo purtroppo vuol dire che al momento consideriamo che non possa esserci una ripresa funzionale del movimento delle gambe. Così il professore Alberto Dell'Itala, direttore del Dipartimento di Neuroscienze del San Camillo di Roma, in merito alle condizioni del nuotatore Manuel Bortuzzo. Il ragazzo, promessa del nuoto, stava fuori ad un pub in zona AXA, periferia di Roma, con la sua ragazza quando è stato colpito da proiettili. Sembra che ci sia stato uno scambio di persona. Sono le 19.54, nella nostra testata vi ricordiamo solamente due speciali che meritano di andare a vederli: l'incontro con il coordinatore di Funima International, Giovanni Bongiovanni, un'associazione molto importante che sta portando degli aiuti ai bambini, alle popolazioni locali che vivono nelle Ande argentine, dimenticate da tutti, in primis dal loro governo dell'Argentina. Quindi un plauso veramente a queste associazioni che cercano di dare un aiuto concreto e con un lavoro non da poco. Poi vi segnalo l'approfondimento di Margherita Furlan dal titolo La Freccia. Qui abbiamo un'intervista a un personaggio molto importante, Manlio Di Nucci, dove si parla di questa tensione che c'è
tra Stati Uniti e praticamente la Russia. Quindi cliccate nel filmato, ascoltate, seguite questa intervista molto molto interessante. Poi ancora l'altra notizia che per noi è in primo piano, dunque abbiamo ancora qualche secondo, allora Zanoni, che è un consigliere regionale della regione Veneto, ex diciamo europarlamentare, noto ambientalista. Dunque, in rete insulti e minacce ai partecipanti alla manifestazione antirazzista. Ho presentato una denuncia contro ignoti, dice Andrea Zanoni, è una barbaria che va fermata per evitare che dalla violenza verbale si arrivi a quella fisica. Il clima di odio in cui viviamo fa spavento. È tutto alle 19.55, chiudo qui questo aggiornamento delle notizie da Pineta Oggi TV di Venezia, in studio Massimo Bonella. Saluto alla regia centrale che ha permesso di andare in onda anche con la trasmissione a Radio Science Pineta Oggi 20 nel mondo, Rosario Moreno. Grazie amici che ci avete seguito e buon proseguimento con i nostri programmi. Avete ascoltato Pianeta Oggi Eventi nel Mondo su Radio Science.